Lo stop alle concessioni dell'Unione Europea rischia di far saltare anche il progetto Arvedi sull'area della ferriera di Servola. La notizia è emersa dalle parole della Presidente dell'Autorità Portuale Monassi al termine della riunione del Comitato Portuale. E abbiamo ferma la siderurgica triestina che, pur non avendo già una delibera, di fatto ha bloccato l'iter fino a che questi non rispondono. È un grandissimo problema. Noi siamo un porto dove non investiva lo Stato, ma per la prima volta investiva in maniera così pesante il privato. Qualcuno ha fatto una denuncia folle perché confondono gli appalti pubblici, la costruzione o le concessioni di autostrade con le concessioni demaniali marittime. Sappiamo che abbiamo operato correttamente, quello che ci spaventa è il tempo. Non è giusto che dopo aver lavorato tanto mettano in discussione un investimento così importante da parte di imprenditori privati che hanno creduto in noi. La concessione demaniale per le banchine della ferriera scade a fine anno e qualora non fosse prorogata il progetto Arvedi di investimento non starebbe in piedi, anzi salterebbe addirittura l'accordo di programma siglato davanti al presidente Renzi, che prevede appunto anche la concessione portuale. Poi la partita della sdemanializzazione del Porto Vecchio. È una legge dello Stato italiano, lo sarà adesso, penso che la converte la Camera stasera. L'autorità portuale di Trieste è il braccio dello Stato italiano sul territorio. Abbiamo già costituito un gruppo di lavoro che farà immediatamente tutto quello che la legge ci ordinerà di fare. Nessuna opposizione insomma all'emendamento del senatore Russo, anzi i fondi previsti dall'autorità portuali per investimenti programmati in Porto Vecchio, circa 1,5 milioni di euro, verranno subito girati sul progetto di allungamento della stazione marittima dedicata al terminal crociere, ora presieduto dal neonominato Pier Giorgio Lucarini, presidente ora di TTP. Sempre sul futuro del Porto Vecchio, la Monassi ha già istituito una commissione ad hoc per la delimitazione della fascia costiera, che resterà di competenza dell'Authority, e fornirà piena collaborazione al comune. Infine, come da copione natalizio, il brindisi con i dipendenti e gli operatori del porto. Il tappo di spumante però ha fatto tanta fatica a saltare. Dicono i maligni che l'abbia avvitato un emissario dell'Unione Europea.